Oddio, mi sono scordato il libro. La mattina che io e Ali. La mattina che io e Ali sal. Come è andato? EDS. Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LL Lunedì. Letto, leggendo e leggerò. Oggi la pila è altissima, ma prima di cominciare mi presento. Ciao, io sono Sara Elliott e questo è un canale culturale. Parlo principalmente di libri e a volte un pochino di opera lirica. Qui su vi lascio tutti i miei video più montati e elaborati per conoscere meglio il canale. Inoltre, per aiutare il canale è completamente gratuito, se giù sotto vi iscrivete fate un enorme favore, anche perché così potrebbero arrivarvi delle notifiche ogni volta che faccio un nuovo video. Lasciare anche un mi piace che aiuta l'algoritmo e giù alla fine nei commenti potrete rispondere alla domandina che vi farò. Giù in descrizione troverete un sacco di link utili se volete offrire un caffè al canale o volete vedere la wishlist pubblica oppure comprare i libri di cui parlerò attraverso i miei link di affiliazione di Amazon. Cominciamo, basta, già parlato fin troppo. Il primo di cui parliamo è il quarto volume di Bridgerton, Un uomo da conquistare. Non vale granché, cioè in generale i libri di Bridgerton non è che valgano tutto questo che sono Harmony, quindi sono lì libretti per donnicciuole che vogliono sentire un po' palpitare. Però in questo caso proprio non funziona. Io odio questo modo di fare tipo la sfigata della scuola che diventa una principessa, che si innamora con quello con cui sta in friendzone. Cioè, non è credibile, ragazzi. Questo fa male, secondo me. Fa male proprio alle povere ragazzine che magari sono innamoratissime di un ragazzo che non se le filerà mai. Sarebbe meglio se se ne facessero una ragione e si innamorassero di qualcun altro. Invece no, invece continuiamo così, facciamoci del male. Sempre parlando di farsi del male, ecco a voi Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura. Questo fa parte dei 9,90 € della Feltrinelli, due libri insieme. Vi ho fatto il video in cui vi parlavo di tutti i libri della promozione e anche quello del book haul. Bene. Questo libro è davvero molto intrigante, molto interessante, molto approfondito. È narrato in prima persona da Samia che voleva correre. Lei ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino. Ora mi dispiace darvi già questo spoiler perché comunque è la sua storia fin da piccola, però è una persona realmente esistita. Non vi dirò altro, tipo io ho cercato il suo nome su internet per sapere se effettivamente fosse una famosa corridrice. E ho avuto lo spoiler del finale, quindi io non vi dico altro, però vi volevo leggere l'inizio per farvi capire un po' lo stile di scrittura. La mattina che io e Ali siamo diventati fratelli faceva un caldo da morire e stavamo riparati sotto l'ombra stretta di una acacia. Era venerdì, il giorno della festa. La corsa era stata lunga e stancante, eravamo tutti e due sudati fradici. Da Bondere, dove abitavamo, siamo arrivati dritti fino allo stadio Cons, senza fermarci mai, 7 chilometri passando per tutte le stradine interne che Ali conosceva come le sue tasche, sotto un sole talmente cocente da sciogliere le pietre. 16 anni in due avevamo, 8 a testa, nati a 3 giorni di distanza l'uno dall'altra. Non potevamo essere fratelli, aveva ragione Ali, anche se eravamo figli di due famiglie che non si sarebbero neanche dovute rivolgere la parola e invece vivevano nella stessa casa, due famiglie che avevano sempre condiviso tutto. Nel mio book tag vi ho parlato meglio di questo libro, vi ho detto perché loro due non potevano essere amici. Non so se conoscete la storia della Somalia negli anni 90, però questo approfondisce bene anche l'argomento. I miei trigger warning non ci sono, ma ce ne sono altri. Quindi ditemi i vostri se volete giù nei commenti e io vi risponderò se ci sono in questo libro qui. La tratta degli africani fino all'Europa c'è ed è descritta molto bene, molto nel dettaglio ed è disorientante, davvero faticoso. Io l'ho sentito su Audible, tra l'altro, ed è letto in modo divino, quindi vi consiglio anche Audible se non volete comprarlo. Andiamo avanti. Mi avete visto leggere nelle live il poema dal carcere di Hikmet. È una raccolta che ho scoperto valere un bel po', non me l'aspettavo, io l'ho comprato al Salone del Libro di Torino, probabilmente oggi vi cito un sacco di video che non potete trovare su perché su nelle schede ve ne posso mettere solo 5, però intanto ve lo dico, l'ho comprato a Torino nella parte del libraccio e l'ho pagato 5 euro, ma pare che ne valga tipo una cinquantina. Non mi sento in grado di leggervi la poesia, però vi volevo leggere la prima pagina dell'introduzione perché è molto interessante già l'inizio.
Tutta l'introduzione è molto interessante perché ci parla di tutta la vita di Khmet, di tutte le volte che è stato in prigione, di come è arrivato a vivere in Russia, dove tra l'altro poi finirà i propri giorni, del fatto che amava l'Italia, che era venuto a Roma, un sacco di cose. Non ve la posso leggere tutta perché sono una trentina di pagine, però intanto vi leggo l'inizio. Hikmet è un poeta molto traducibile. Ritengo che tutti i poeti siano molto traducibili se si conoscono abbastanza profondamente. Per conoscerli a fondo non basta la filologia e la linguistica. Ci vuole un'affinità, una capacità di partecipazione integrale, ma sempre critica al mondo poetico dell'autore, con tutte le sue fondamenta morali e spirituali, del raziocinio e della sensibilità. Se c'è questa partecipazione, le differenti circostanze ambientali ed espressione si assorbono facilmente per ricostruirsi in forme analoghe e fedeli nel diverso linguaggio in cui vengono trasposte. Bisogna capire del poeta molto più di quanto possa essere acquisito attraverso i vocaboli, le grammatiche e la storia della letteratura. In Hikmet, vita e poesia, azione e parola erano legate in modo così organico e solare che è illuminante per conoscere la sua poesia, conoscere le sue vicende. Nazım Hikmet è nato a Salonicco nel 1902 da Hikmet Bey, capo dell'ufficio stampa del governo, giovane turco, di Talat Bey, e di Ayşe Ceylle, pittrice coltissima e a quanto si dice la più bella donna della Turchia di allora. Il nonno paterno, Nazım Pascià, fu governatore di varie province sotto il sultanato di Abdülhamit. Era anche il poeta e apparteneva alla setta dei Mevle. Scusate, Mevleve, dervisci vagabondi che derivavano il loro nome dal poeta Mevlana Gelaleddin. Scriveva in ottomano, ossia in un linguaggio formato per il 75% da parole arabe e persiane, con regole grammaticali e sintattiche arabe e persiane. Quindi già questa cosa che il nonno fosse già poeta, che scrivesse in ottomano, è troppo interessante, cioè la sua vita è pazzesca. Quindi consigliatissimo sia lui sia il fatto che voglio comprare almeno una biografia di Kmet. Ora, se non avessi iniziato a fare le live, io a questo punto avrei detto che stavo leggendo L'ottava vita, e invece voi sapete già che io sto coso l'ho finito. L'ho finito da un sacco di giorni, però non so che dirvi. È incredibile. Allora, ovviamente voi nell'LL lunedì l'ultimo mi avete vista soltanto dopo 100 pagine e vi ritrovate a me che ne ho lette 1000. È chiaro che sono passate settimane, l'avete visto anche nelle live giorno per giorno. Io sono in live il martedì, il mercoledì e il venerdì mattina. A volte anche il mercoledì pomeriggio, ma dipende proprio dalle giornate se devo lavorare, quando, come, dove, perché. Il libro è scritto in modo eccelso, cioè io ho adorato tantissimo la scrittura. Qualcuno sotto l'LL lunedì, addirittura l'ultimo, mi ha detto che ha odiato la scrittura, che l'ha trovato noioso. Ecco, noioso mai, solo molto lungo, perché abbiamo quattro generazioni diverse. Mi sembra che no, 5 generazioni diverse, quindi è lunghissimo, ma perché queste 5 generazioni ci portano dalla rivoluzione alla fine dell'URSS. Quindi abbiamo proprio tutta la storia dell'URSS. E se uno non è abbastanza ferrato sulla storia dell'Unione Sovietica, come me, è interessantissimo. Cioè, questa è la prima volta nella mia intera vita, io ho letto 800 libri. Ragazzi, proprio ieri ho segnato l'800esimo e non avevo mai letto un libro in cui la parte storica fosse interessante. E questo è indicativo, cioè ne ho letti anche abbastanza di libri storici, mentre qui tutte le descrizioni di come si andavano a sovrapporre i governi, Gorbaciov, tutti quanti. Quindi è davvero molto molto interessante. L'ho trovato incredibilmente arricchente. La storia però si basa su un ideale che secondo me non ha molto senso, ok? Perché si basa sulla ciclicità della vita, sul fatto che degli eventi si ripetano nella famiglia. Ci sono tantissimi trigger warning tra tortura e stupro. Io ve lo dico, ce ne sono proprio tanti di stupri.
Ok, io vi ho avvertito, non li ho neanche più contati a un certo punto. E io riconosco il fatto che sia abbastanza normale perché purtroppo la storia del Novecento, la storia della Georgia in particolare, è piena di guerre e situazioni tra le più tragiche. Però devo dire che sono arrivata alla fine molto stanca, dal punto di vista emotivo proprio, molto stanca. E ricordo che le ultime pagine le ho lette tutte insieme, 200 pagine insieme, lo stesso giorno, perché ero nauseata. Ed è assurdo che finite queste 1000 pagine io abbia rimosso tutto, cioè non riesco a fare la recensione su Goodreads, mi è difficile anche parlarvi in questo momento, perché continuo a chiedermi, ti è piaciuto? E non so cosa rispondere. Perché è stato totalizzante, non pensavo ad altro che a questo libro. Ci sono state settimane in cui ero semplicemente felice perché era arrivato il momento di sedermi e leggerlo, però era come immergersi in una vasca di piranha e non sapere se avessero fame. Quindi io non mi sento di consigliarlo, anche perché sono 1000 pagine, quindi non lo so se consiglio un libro del genere. Vi ho letto in live un sacco di pezzi, quindi già avete capito lo stile, come è fatto. Vi ho detto che è davvero molto doloroso. Ci sono centinaia di pagine che invece scorrono tranquille senza che succedesse niente. Io l'ho letto insieme anche a un'altra amica che però è molto, molto, ma molto più veloce di me. Io l'ho letto in 20 giorni, lei neanche una settimana. E lei mi ha avvertita appunto di alcune cose che succedevano perché gli ho detto fammi gli spoiler, cioè ho bisogno di sapere che non mi devo rilassare perché se mi rilasso e poi arriva la batosta fa molto più male. Quindi, boh, cioè, non, ho messo 5 stelle perché ho detto, cioè, a volte ricordo i momenti di felicità assoluta nel leggerlo, però io non vi posso di comprarlo. Quindi non lo so, dipende proprio singolarmente da ognuno di voi. Non ero annoiata a metà. Di solito anche i libri di Roberts intorno a pagina 500 inizio a trovare il muro perché dici ok, sono a metà, però cavolo, sono solo a metà. Qui, visto che ci sono dei blocchi di storie di donne, siamo anche portati. Ci sono un sacco di colpi di scena, cose che uno non si aspetta, luoghi che non pensavi di visitare attraverso questo libro, e invece succede. La storia quasi un po' di tutta l'Europa nel Novecento vista attraverso gli occhi dell'Unione Sovietica. Ho imparato un sacco di cose, anche parlandovene mi sto rendendo conto di quanta roba ci sia in questo libro. Però c'è una parte di me che se avessi saputo quanto mi doveva far stare male, non l'avrei letto. C'è chi mi diceva, ma in confronto, avevo fatto il confronto con l'Allende. No, La Casa degli Spiriti è molto peggio di questo, mi ha fatta stare molto, ma molto peggio. Qui ho fatto qualche pianterello, qualche singhiozzo, proprio anche di cuore, però anche paradossalmente nelle parti distensive e felici. Magari capitava che un personaggio particolarmente anaffettivo diventasse gentile e questo mi faceva scaturire delle sensazioni, delle emozioni molto forti, ma La Casa degli Spiriti contiene, io provo a dirlo, spero che il video non vada, pedofilia. E incesto. Quindi là è molto peggio. Qui c'è solo stupro. Solo. Non so se l'argomento anche dell'aborto è sensibile per voi o della tortura, in caso c'è. La cosa che mi lascia un po' interdetta e un po' spaventata è che lei effettivamente è georgiana e lei effettivamente vive in Germania, proprio come uno dei personaggi. E io spero che non fosse autobiografico. Ho un po' paura a cercare le interviste, non vorrei troppo approfondire questo libro perché non voglio stare peggio di quanto io già non stia. Magari un giorno mi sveglierò e vi saprò dire se sia questo che il Maestro e Margherita mi sono piaciuti veramente. E a quel punto saprò darvi la mia opinione. È buffo perché l'LL lunedì è la mia opinione. Andiamo avanti. Andiamo avanti con cose veloci perché diciamo che leggendo sono molto veloci. Middlemarch. Lo sto trovando noiosissimo, grazie al cielo c'è l'audiolibro su Audible ed è molto leggibile. Come vi dicevo, quello su YouTube è registrato davvero tanto male, l'audio è altalenante ed è fastidioso. Non vi dico altro. Un altro che sto leggendo è Atlante di un uomo irrequieto, perché mi vedete sempre leggerlo in live, vi ripeto. Vi lascio qui la playlist delle live già fatte e martedì, mercoledì e venerdì mattina, perché praticamente sono i giorni in cui io non pubblico
un video, perché ho capito che se faccio live lunedì o giovedì, poi i video che escono non ve li guardate perché avete troppe notifiche, penso. Altra cosa, riprodursi male il satiro scientifico, la rivista di Barba Scura X con un sacco di altri scrittori. Lo sto leggendo con Daniele, quindi vado molto a rilento perché alla fine leggiamo tipo un articolo ogni 3 giorni e mo devo andare bene, ma spero di forzarlo a leggere. Oppure mi faccio dare il via per leggermelo da sola e poi passarlo a lui. Ma è carino che ce lo leggiamo a vicenda, solo che ciò rallenta molto. Il fatto che ci siano tanti autori è un pro e un contro a volte, perché purtroppo ce n'è uno di articolo lunghissimo sugli alieni, su come potrebbero accoppiarsi gli alieni, che va sicuro è noioso da impazzire. Cioè, veramente a un certo punto ho detto: Dio, ma quando finisce? Non gliela faccio più. Spero solo che finisca presto. Quindi, non so se vi consiglio tutta la rivista, forse magari è meglio prenderla in digitale, se esiste, e non leggervi tutto come faccio io, perché sono... c'ho i problemi, raga, lo sto approcciando come un libro quando in realtà è una rivista. Ultimo leggendo è Il postino di Neruda. Mi avete visto iniziarlo in live sempre e sono rimasta un po' F4 perché ho detto... Ma è ambientato in Cile. Ora, non so chi di voi abbia visto il film, è meraviglioso, è l'ultimo film di Troisi, poi lui è morto perché mentre giravano già era malato. Il libro è completamente diverso, tranne che per i dialoghi. I dialoghi sono identici, mentre questo è ambientato in Cile, che ha anche più senso perché Neruda stava all'Isla Negra in Cile e a quanto pare dal libro lui non è stato esiliato come tanti altri, tipo Sepulveda. Mi sta insegnando un sacco di cose, ma ve ne dico altre la prossima settimana. E leggerò poi, penso che sarà Il Paradiso dei Profumi, perché sono stanca, raga. Sono stanca di soffrire. Questo me l'ha regalato zia Carla qualche giorno fa, o forse addirittura a Pasqua. Io ho perso completamente la bussola, raga, ma proprio di brutto. Comunque, ho letto un pochetto, due righe, però non ho capito bene di che cosa parla. Spero solo che sia leggero e basta, senza coinvolgimenti emotivi se non allegri. Ah, Middlemarch, non vi ho detto che si chiama così perché è il nome della cittadina, quindi è proprio la storia di tutta questa cittadina e tutte le persone che vivono in questa cittadina, ma sicuro di una noia mortale. Vi chiedo, tra questi libri qui c'è qualcosa che avete letto o che vorreste leggere? E poi, semplicemente, se vi va, giù mi dite i vostri letto, leggendo e leggerò. Così ce la caviamo. Tanto so già che molte persone mi seguono e ogni settimana mi scrivono cosa stanno leggendo, eccetera, eccetera. Ora, vi ho già detto tutto all'inizio, quindi non mi rimane altro che augurarvi buona lettura.